Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. In questo video farò vedere tutti i prodotti che ho comprato di eBrand. Iniziamo dalle ricariche dei rulli. Ho provato questa qui cera depilatoria zinco perla e questa qua curcuma e zenzero. Allora, cosa dire di queste due ricariche di rulli? Allora, questa qui, curcuma e zenzero, non mi sono trovata benissimo, devo dire la verità. Diciamo, su una pelle ecco, molto secca io non la userei, perché si fa difficoltà a strappare il pelo, diventa tutta grumosa e non mi è piaciuta. Invece questa qui ha lo zinco perla, molto buona. Può benissimo essere paragonata a questa della Depilwell, che è sempre a, diciamo, ossido di zinco. E questa è comunque sempre zinco, zinco perla. Ossido di zinco, sempre quello è comunque l'ingrediente. Tutte e due sono molto simili e più o meno costano entrambe uguali di prezzo, più o meno. No, in pratica questa ricarica di rullo che sto vedendo praticamente ora qua su eBrand, costa 94 centesimi con l'IVA aggiunta, quindi comunque pochissimo, e più o meno costa quella della Depilwell, e la Depilwell costa 1 euro, vabbè, dico per quanto, 6 centesimi, dico più o meno costano uguali. E quindi diciamo se dovete scegliere tra l'una e l'altra, meglio questa allo zinco perla, perché può essere utilizzata su qualsiasi tipo di pelle, quindi molto meglio. Poi rimanendo sempre in tema ceretta, ho preso questo, diciamo, spray coadiuvante nel ritardare la crescita dei peli. Però vi dico la verità, non l'ho mai, cioè, non l'ho mai utilizzata, non mi è mai capitato di utilizzarla perché solitamente utilizzo la crema dopo cera, perché comunque togliere i tuoi di cera. Questa dovrebbe essere passata dopo, però non lo so. Non lo uso, non l'ho più usata, quindi non so se poi veramente ritarda la crescita dei peli. Dopo ho preso anche questo scaldarulli. Devo dire mi sono trovata abbastanza bene. Mi riscalda velocemente. Io ho messo le due ricariche allo zinco perla e devo dire funziona bene. Non ho avuto problemi. Qua c'è l'interruttore, quindi si può anche staccare, ovviamente se accende si spegne tranquillamente. Questo qua certo un po' costa. Io ho preso quello a 2, ma se non ricordo male c'è anche quello a 3. Allora praticamente quello che ho comprato io, certo un po' costicchia, però è costato 28,55 euro. Diciamo che all'inizio avevo visto, pensavo che costava 23,40 euro, ma era senza IVA, quindi un po' è costato. Però non ho avuto problemi, quindi è stato un buon acquisto, devo dire. Poi ho provato anche l'acido mandelico di eBrand. Che dire di questo acido? Allora, sì, è abbastanza leggero comunque per essere un acido, è un acido mandelico, quindi è più leggero sicuramente rispetto a quello glicolico. Diciamo la prima volta che l'ho utilizzato, io però l'ho utilizzato solo in questa zona qua, praticamente, in tutta questa zona qua, perché è quella più critica. Volevo utilizzarlo, diciamo, per togliere tutti i rossori dati dai punti neri, brufoli che mi sono rimaste le macchie. Ora non si vedono perché sono truccata, però ci sono. E le prime volte bruciava un po'. E quindi, diciamo, invece di 5 minuti come c'è scritto nella confezione, ho preferito, diciamo, sotto consiglio della mia amica e collega Enza, che ha un canale che si chiama Estetica Enza, qui su YouTube, e mi ha consigliato anche lei di stare in posa 3 minuti con questo prodotto, perché io ho comunque una pelle molto sensibile, quindi
lei mi ha consigliato, visto che l'ha provato, di stare 3 minuti. Che dire, questo prodotto sul mio tipo di pelle, diciamo, non ho visto grandi miglioramenti, vi dico la verità. Sì, in un primo momento sembrava leggermente che si schiarivano, però poi le macchie c'erano e sono rimaste, non se ne sono andate, quindi io non mi sono trovata bene, purtroppo, devo dire. Magari varia da soggetto a soggetto, magari ad alcune persone si sono trovate bene, chi lo sa. E certo bisognerebbe vedere sulle rughe come si comporta. Magari io ovviamente rughe non ne ho, quindi non lo so veramente, non so veramente se possa essere buono per le rughe. Per brufoli, macchie di brufoli, a me non sono passate, quindi non lo so. Non so se magari in un futuro, visto che ancora per la scadenza ci vuole tanto tempo, non so se lo proverò, vi dico la verità. Come potete vedere, scade appunto il 23 aprile 2022, l'ho scritto. Ancora ci vuole tanto tempo, ha un packaging da 100 ml. È un pavo di 12 mesi. E quindi, come vi ho detto prima, io con questo prodotto personalmente non mi sono provata bene. E quindi io l'ho provato solo su di me. Quindi io non posso sapere sulle altre persone come si sono trovate. Qui c'è scritto, a chi interessa, io lo leggo, l'acido mandelico in soluzione concentrata 30%, ottenuta dall'idrolisi di estratto di mandorle amare per un'azione esfoliante più delicata. Quindi sicuramente più adatto per una pelle sensibile. Infatti sempre la mia amica Enza mi aveva consigliato questo prodotto, conoscendo il mio tipo di pelle. Poi, un prodotto con il quale mi sono trovata molto bene, benissimo, è lo scrub corpo allo zucchero e mandarino. Con zucchero, olio essenziale di mandarino e olio di mandorle dolci. E ha un packaging da 500 ml, quindi un bel barattolone. E un pao da 6 mesi. Questo è l'inci del prodotto. Ormai vi faccio vedere anche questo. L'inci è abbastanza buono. Questo scrub corpo si presenta con una grana molto fine, come potete vedere già da qua. E ovviamente fa un odore fortissimo di mandarino. E appunto i granuli sono molto fini, quindi potrebbe essere adatto anche per una pelle sensibile. Per dire, a me danno fastidio i granuli grossi, sia sul viso che sul corpo. Sul viso già, comunque avendo la pelle sensibile, mi danno proprio fastidio che mi creano bruciore, quindi già solo questo. Mentre sul corpo mi dà proprio fastidio, soprattutto sui piedi, devo essere sincera. E niente, quindi in pratica questo prodotto io lo uso principalmente sui piedi, proprio per togliere i galli dai piedi, e lo utilizzo con questa raspa. Praticamente questa è una raspa vulcanica, la trovate sempre su eBrand ed è molto buona, ve la consiglio. Io praticamente passo lo scrub sui piedi, sui punti quelli dove ci sono i galli, e poi passo la lima e il risultato è abbastanza buono. Io mi ci trovo molto bene. Devo dire, mi piace molto il risultato. E devo dire, io con gli scrub non tutti mi sono sempre trovata bene. E questo prodotto mi ha soddisfatto abbastanza. E poi le recensioni ne parlavano bene, quindi io non posso che consigliarvelo assolutamente. Va bene sia per il corpo sia per i piedi, certo per il viso no. Anche perché io su una pelle sensibile gli agrumi non gliele metterei, nel senso, per una pelle sensibile gli agrumi potrebbero un po' bruciare il viso,
Sicuramente. Crab corpo esfoliante delicato che sfrutta l'azione levigante dello zucchero, aiutando a eliminare le cellule superficiali e a stimolare il processo di rinnovamento. Svolge inoltre un'azione emolliente, rivitalizzante e anti-age, grazie all'azione dell'olio di mandorle e dell'olio di carota. Gli oli essenziali di arancio amaro e mandarino sono noti ingredienti dall'azione tonificante ed energica. La pelle apparirà più morbida e vellutata. Soprattutto l'odore del mandarino sui piedi è molto bello, devo dire. Mi è piaciuto abbastanza. A me piace molto per la grana, perché è molto fina, certo perché è a base di zucchero, ovviamente. Non è tipo sale grosso, quindi già la differenza si sente. È un ottimo prodotto, veramente consigliato. Ve lo consiglio. Poi passiamo alle maschere. Allora, io come maschere ho provato prima questa qua, maschera viso purificante al tè verde biologico, tea tree oil e bardana. E poi questa qua, maschera viso effetto lifting. Questa è fenomenale, questa è bellissima. Dà un effetto sul viso veramente spettacolare. Se vi interessa vedere il risultato di questa maschera sul mio viso, potete vedere il video, quello che ho fatto sulla pulizia del viso per una pelle impura e con rughe su di me. E lo potete vedere cliccando su questo link qui sopra. In pratica faccio vedere il risultato di questa maschera, poi su di me il risultato finale e tutto. Iniziamo a parlare di questa qui purificante. Allora, quindi ha un packaging da 250 ml e un paio di... Questi sono gli ingredienti. Anche questa maschera ha dei buoni ingredienti. Un po' tutti i prodotti dei brand hanno dei buoni ingredienti. Tranne, diciamo, ecco, le ricariche dei rulli che non vi ho fatto vedere prima, tra l'altro, ma già c'era la paraffina liquida. Quindi io dico no, 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 non ve lo faccio vedere, Vinci, era molto brutto. Però dico, la cera alla fine è una cosa che comunque passi e poi strappi via il pelo, non è una cosa che comunque rimane a contatto per tanto tempo. Quindi non importa, diciamo, va, almeno non importa per me poi. Esistono anche, diciamo, ricariche dei rulli, anche cere bio, quindi sta a voi decidere quale comprare alla fine. Allora, questa maschera, allora parliamo di questa maschera. Descrizione: maschera dalla texture morbida con ingredienti che aiutano a trattare la pelle impura, migliorandone l'aspetto. Gli ingredienti di cui è composta aiutano a ridurre le imperfezioni di una pelle normalmente appesantita e spenta. Contiene estratto di tè verde biologico, tea tree oil, poi c'è succo di aloe vera e argilla verde, i quali svolgono un'azione antiossidante, dermopurificante e lenitiva. Devo dire, nonostante ci sia l'aloe in questo prodotto, a me non ha dato fastidio. Probabilmente perché non è ai primi posti. E diciamo, prima di comprare questa maschera, visto che c'era l'aloe, ho voluto fare una prova e me la sono, diciamo, l'ho provata grazie alla mia amica Enza, che lei l'aveva già comprata, me l'ha fatta provare. Devo dire che non ho avuto problemi. Questa maschera ha degli ingredienti molto buoni e devo dire il risultato si vede. L'unico problema, ahimè, è che è difficile da stendere, difficilissimo con il pennello. È proprio veramente, non è omogenea, cade, non riesco a spalmarla bene e posso spalmarla solo con le mani. E infatti in quel video che vi citavo prima non l'ho usata proprio perché non volevo farvi vedere questa cosa passata con le mani, non mi sembrava nemmeno igienico. E quindi niente, non la ricomprerei visto che c'è questo problema, anche perché non mi sembra molto igienico passarla con le mani. Ecco, e quindi non mi sono trovata bene. Però
Cioè, non mi sono trovata bene da questo punto di vista. Poi a livello di ingredienti e sul viso, che io, siccome ho una pelle sensibile, ci vado sempre 6 piedi di piombo. Niente, tranquillamente questa maschera era buona. Però. E sempre la mia amica Enza mi ha detto che la maschera lenitiva ha lo stesso problema, quindi mi sa che non prenderò neanche quella. Invece, questa qui, effetto lifting. Questa qui si riesce a spalmare bene, mi sono trovata benissimo. Allora, anche questa qua ha un packaging da 250 ml. E un PAO di 6 mesi. Questi sono gli ingredienti. Maschera viso con dermotensore di origine vegetale ad effetto liftante e rimpolpante. Contiene un complesso di ingredienti che aiutano a tonificare il tessuto cutaneo e a migliorarne l'idratazione. L'olio d'argan insieme all'olio di mandorle dolci, aloe vera e estratto di luppolo donano alla pelle morbidezza, levigatezza e setosità, mentre l'olio essenziale di menta conferisce al viso freschezza e tonicità. Proprio perché c'è la menta, io avevo, diciamo, paura di poter avere dei problemi sul viso. Perché di solito io la menta e l'aloe non li tollero molto. Evidentemente erano ai posti più bassi negli ingredienti e quindi non mi hanno dato fastidio. Però, da come avete potuto vedere, chi l'ha visto quel video che citavo sempre prima sulla pulizia del viso fatta su di me, che ho provato questa maschera qua, come ho detto prima, e non l'ho messa su tutto il viso, cioè non l'ho messa qui dove ho, diciamo, più problemi con le tuberose. Lì ho messo questa qui, all'argilla e propolis della Fitocosa. Maschera molto buona anche questa, e a differenza di quella di prima, di Ebrand, questa qui si stende benissimo. E non è una di quelle maschere, diciamo, che si secca e diventa dura. Questa qui rimane normale, rimane sempre morbida e densa, e non si secca, diciamo. E si passa benissimo. E quindi in pratica ho messo questa qui. E di Fitocose qui e in tutto il resto del viso, anche sul collo e décolleté, ho messo questa qua. E devo dire che l'effetto è stato molto meglio. Il viso risultava più luminoso, ma anche più rilassato, più liftante proprio, rimpolpante. Il viso risultava molto più disteso. E le rughe qui sembravano, le rughe d'espressione sembravano scomparse. Spettacolare questa maschera, veramente, veramente buona. Complimenti ai brand per questa maschera. Un buon prodotto. Veramente. Ve la faccio vedere bianca praticamente. Infatti non si vede bene. Assomiglia molto alla panna di consistenza. L'odore è particolare, però è piacevole, non è forte. Mentre quella lì di prima, in pratica è, vedete, scura. È tipo sul grigio. Però ovviamente c'è l'argilla, quindi è normale. Logicamente, invece questa qui è sul verde più o meno, però vabbè, ci sta, ci sono le argille, quindi ci sta. Quindi tra l'uno e l'altro io sicuramente vi consiglio questa qua, però diciamo che questa è mirata, nel senso, se avete la pelle, ecco, impura e con rughe, come ho scritto in quel video, proprio il titolo di quel video, potete usare benissimo questa maschera. Però se avete solo problemi di pelle grassa, certo questa qui è più indicata.
Però ricordatevi che c'è questo problema del pennello, che non si riesce a stendere con il pennello. E in alternativa ci sarebbe questa qua di Phytocose. Poi ho provato anche gli smalti. E ho provato, allora, la base Bamboo Gel Repair. Il colore 22 lacca. Il 22, che si chiama lacca, che è un rosso bello vivo. E poi ho comprato un'altra base che ancora non ho provato, questa qua. Indurente Calcium Strong. E con questa base qui mi sono trovata benissimo, si asciuga subito. È veramente buona, devo dire. È un prodotto che ricomprerei. Certo, non è che vi aspettate che le unghie vi si rinforzino, ci vuole tempo. E poi dipende da quello che fate, da cosa fate, e se avete fatto semi permanente, ricostruzione, dipende da tante cose. Comunque è un buon prodotto. I prezzi non sono eccessivi, diciamo. Poi, per quanto riguarda invece lo smalto, sì, è buono anche a livello di stesura, il pennello non è male, il colore mi piace, mi è piaciuto, però l'unica cosa è che ho notato che il colore si secca subito. Purtroppo ho avuto questo problema con il colore, però la base la potrei consigliare. Il prodotto è buono, ripeto, però dopo un po' il colore si secca e diventa difficile da stendere. Quindi c'è questo problemino qui. Però se siete delle persone, diciamo, se lo utilizzate sempre, sempre, allora magari non dovreste avere problemi. Magari lo finite e finisce lì, diciamo. E questo è tutto. Questi sono, diciamo, i prodotti che ho provato. Sicuramente in futuro proverò altre cose, chi lo sa. Magari mi capiterà anche di provare qualche altra maschera, non lo so. Mi pare che c'è quella multivitaminica, forse. Chissà, magari in futuro. Tra l'altro mi è stato consigliato anche di prendere il siero multivitaminico. Dicono che è buono. Invece dell'acido ialuronico che io uso della saponaria, mi hanno consigliato questo qua che è più idratante. Magari chissà, potrei provarlo in futuro. Anche se, vi dico la verità, sono più orientata verso il siero antiossidante della Biofficina Toscana. Penso molto probabilmente che prenderò quello lì. Per abbinarlo poi alla crema, che è uguale praticamente. Sempre la crema viso giorno antiossidante, molto probabilmente. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina qui sotto per ricevere notifiche sui prossimi video. A presto!